5.000 vetture, 1.600 espositori su 115.000 metri quadrati, 800 giornalisti accreditati e 32 paesi rappresentati. Numeri da capogiro per la 38esima edizione della fiera auto e moto d'epoca di Padova. Dopo lo stop imposto dal Covid, la kermesse del 2021, chiusa lo scorso weekend, ha confermato di essere un evento di punta a livello mondiale. Il salone automoto d'epoca di Padova rappresenta la massima espressione della fiera italiana. Può essere un ottimo punto di incontro tra appassionati per parlare, guardare, visionare e toccare con mano le vetture. Per il mercato italiano, la fiera auto e moto d'epoca di Padova rappresenta il biglietto da visita ideale per l'intera filiera. La maggior parte dei collezionisti esteri porta le proprie vetture in Italia a restaurare. Questo è un ottimo feedback per tutta quella filiera derivata dalle auto d'epoca, perché lo straniero porta le vetture in Italia a fare i restauri, automaticamente gira il business, e il business non è dovuto soltanto ai restauri, ma anche alle vetture restaurate che poi girano nelle manifestazioni che abbiamo in Italia. E come possiamo e sappiamo, le manifestazioni italiane sono le più prestigiose a livello mondiale. Quasi 300 auto d'epoca, quella della Luzzago di Brescia, è una collezione senza tempo tra le più ricercate alla fiera auto e moto d'epoca di Padova. La nostra mission è portare la passione dell'auto d'epoca in tutto il mondo attraverso la visita della nostra collezione e anche la vendita ai nostri clienti appassionati. Il mercato dell'auto d'epoca è un mercato in continua crescita, grazie anche ai cambi generazionali che definiscono appunto questo mercato. C'è da dire che un mercato delle vetture anni 30 è un mercato sicuramente in diminuzione proprio per questo cambio generazionale di età avanzata. Le vetture che vanno per la maggiore sono le vetture adesso, quelle iconiche degli anni 60, quindi parliamo dell'Alfa Romeo Giulia o Giulietta o degli Scalino per quanto riguarda le italiane. Per quanto riguarda le inglesi, le auto come Jaguar e Type o Jaguar XK, e le auto invece tra virgolette cosiddette young timer, che prendono più la fascia giovanile, andiamo a prendere le cosiddette auto da rally, che hanno appassionato ovviamente tutti quegli anni lì degli anni 90, come possono essere le Subaru, le Renault Clio o addirittura le Lancia Delta. Il settore delle auto e moto d'epoca ha avuto negli anni una crescita incredibile che oggi è in grado di trainare anche altri settori e altri prodotti artigianali italiani. Noi siamo una realtà fuori dal normale, fuori dal coro, perché siamo produttori di orologi che immortalano le macchine all'interno di ogni orologio da noi prodotto. Abbiamo un felice connubio con la ditta Luzzago, perché loro hanno delle macchine storiche straordinarie che noi possiamo personalizzare e customizzare all'interno dei nostri prodotti. Questa è una fiera importante per noi, perché in questo modo possiamo esprimere il nostro operato nel mondo delle auto storiche, delle auto che hanno un vero fascino. Io ritengo e credo che questa sia una delle più importanti manifestazioni in Europa per far sì di far conoscere tutto quello che è il nostro mondo. Quindi non è soltanto un mostrare e far vedere quello che noi facciamo, ma è anche un discorso culturale, perché non esistono altre realtà nel mondo, quale la nostra, per fare degli orologi artigianali, personalizzati, come si facevano anticamente le auto. Quindi è un qualche cosa di unico. Numeri da record e tanti gli appassionati, in arrivo anche dalla ciociaria, presenti alla fiera auto e moto d'epoca di Padova. Sono venuto in questa fiera dove ogni anno vengo a fare la mia presenza, anche per vedere, curiosare tutto ciò che gira nel mondo delle macchine storiche, e penso che è uno degli eventi più importanti d'Italia e forse pure di Europa. Ho passato una giornata bellissima vedendo macchine storiche di tutte le epoche, e consiglio a tutti di visitarla.